Sei tesi di laurea che gettano una luce nuova sullo studio di vari fenomeni che interessano il territorio: dissesto idrogeologico, turismo, responsabilità sociale d'azienda, patrimonio di edilizia rurale. Ai loro autori è andato il premio di laurea intitolato alla memoria della ricercatrice di ERSAF Lisa Garbellini, prematuramente scomparsa. Anche la settima edizione è stata proposta grazie all'iniziativa dell'Associazione Spazio Comune e dell'Osservatorio sulla Valtellina, in condivisione con la famiglia, col sostegno di ERSAF e di tanti enti locali presenti alla cerimonia nella sala della provincia. Bruno Di Giacomo Russo, amico di Lisa e promotore dell'iniziativa. Qual è il traguardo che ci diamo? Il traguardo che ci diamo è quello di proseguire, ma noi sappiamo che continuiamo ad andare sulla strada giusta finché continuiamo a ricordare Lisa, il suo insegnamento e a trasmetterlo in diversi modi. Sono 7 anni che effettivamente promuovo delle bellissime iniziative per i giovani e anche per la nostra valle, perché i giovani producono delle tesi che sono funzionali anche a dare idee agli amministratori e agli uomini di impresa e anche all'arricchimento culturale e sociale. Le borse di studio sono state assegnate a Filippo Bongini, Management per l'impresa, tesi realizzata presso l'azienda Gelfi su Project Management e Open Innovation. Tatiana Dozio, Progettazione dell'architettura, tesi sul patrimonio di architettura vernacolare della Val Gerola. Sara Pozzi, consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità, tesi sull'affido familiare. Jessica Martinelli, allevamento e benessere animale, tesi sugli effetti di un parassita sulla vita dei cervi nel Parco dello Stelvio. Valeria Puca, scienze del turismo, tesi sul cicloturismo in Valtellina come fonte di sviluppo economico. Francesco Giuseppe Montini, ingegneria civile e ambientale, tesi su simulazione di una colata detritica a Livigno e modellazione di opere di difesa. In primis il ricordo va a Lisa Garbellini per il lavoro che ha svolto all'interno di ERSAF e dell'ente da dove proveniva. E, è importante questo momento non solo per il suo ricordo ma anche per premiare questi ragazzi che con le loro tesi di laurea portano innovazione all'interno del territorio valtellinese e della provincia di Sondrio. La famiglia è stata molto onorata di tutte queste iniziative dei suoi amici e ha aiutato a noi anche a lavorare un po' il lutto, che naturalmente non si spegne mai, però effettivamente ci hanno molto aiutato e noi siamo lieti del ricordo bellissimo che la nostra Lisa ha lasciato per la passione per la sua valle.